Amici di Padre Pio TV, benvenuti e ben sintonizzati e bentornati a Dritto al Cuore. Spero che tutti avete trascorso una estate riposante almeno, nonostante le temperature roventi, le temperature alquanto, come dire, insopportabili. Ma siamo qui e siamo qui per riprendere un nuovo ciclo di Dritto al Cuore. Come sempre vi chiedo la pazienza di seguirmi e la bontà di sostenermi, e staremo insieme, se Dio vorrà, fino a giugno. Ci lasceremo guidare dalle parole, dalle emozioni, dai racconti, dalle sensazioni di autori, di testimoni, di riflessioni, di meditazioni, perché veramente la parola, questa è la filosofia di questo programma, la parola, cioè la parola di Dio, possa colpire il nostro cuore per poter, in un certo senso, migliorare, convertire la nostra vita. E veniamo a noi. Oggi inizia il novenario in preparazione alla festa liturgica del nostro Padre Pio da Pietrelcina, che celebreremo il prossimo 23 settembre. E quindi anche io voglio con voi in questi giorni lasciarmi accompagnare nella figura, nella spiritualità, nell'insegnamento di Padre Pio, che è una figura, è un insegnamento che non tramonta e non tramonterà mai, perché quando Dio parla attraverso i suoi santi, Dio, la sua parola, i suoi testimoni non tramontano mai. E quindi il novenario è proprio l'occasione per entrare nella spiritualità, nel cuore di questo nostro santo ormai noto e conosciuto in ogni parte del mondo, anche in quelle parti che noi difficilmente ci aspettiamo. Non so se io vi ho raccontato qualche altra volta, ma io ho trovato in Africa, in un villaggio alquanto, diciamo, ai margini, sperduto non proprio, una immagine di Padre Pio. E come vogliamo entrare? Chi ci accompagna in questo mistero di Pio da Pietrelcina? Quest'anno ci lasceremo accompagnare da un grande discepolo e figlio spirituale di Padre Pio, un suo confratello, un frate minore cappuccino abruzzese, che è notissimo e famoso in Italia e non solo, Padre Guglielmo Alimonti, che è il coordinatore dei gruppi di preghiera dell'Abruzzo ed è anche fondatore di oltre 400 gruppi di preghiera di Padre Pio. Lui, tempo fa, ha scritto un libro che io per caso ho avuto tra le mani. Questo libro è I miei giorni con Padre Pio. Si tratta non solo di racconti, di aneddoti, ma in questo libro ciò che mi ha colpito veramente è il fatto che Padre Guglielmo, parlando di Padre Pio, esterna, ci fa conoscere come Padre Pio ha formato la sua anima, ha sostenuto, ha migliorato la sua spiritualità. E nello stesso tempo emerge sia l'umanità del padre spirituale, sia la santità del padre spirituale, ma anche l'umanità del figlio spirituale che è Padre Guglielmo Alimonti e il suo cammino verso la santità che continua ancora in questa terra e tra di noi. Allora non si tratterà solo di racconti che pure interessano e sono interessanti, ma dietro ogni racconto c'è sempre un insegnamento.
Dietro ogni racconto c'è sempre vita, c'è sempre un'esperienza di vita, perché se non ci fosse la vita non ci sarebbe il racconto, e se non ci fosse il racconto non si, come dire, potrebbero conoscere tanti aspetti positivi, belli, ma ahimè anche negativi della vita. E allora in questi giorni ci lasciamo prendere per mano, come ho detto, da padre Guglielmo Alimonti, proprio per poter conoscere meglio questa figura di un santo, di un grande santo, come è Padre Pio da Pietrelcina. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!